Buongiorno ragazzi, mi sentite? Ecco, allora facciamo l'appello. Giusy Cassata. Presente, professoressa. Di Trapani. Sì, presente, io sono collegata da ieri sera per essere sicura di non perdere la sua lezione, professoressa. Antipatia che mi fa sta piccirita. Macaluso! Io sono sempre presente, prof, sempre. Tu sei sempre presente, ma è come se non ci fossi, come se fossi assente, perché non fai mai niente. Allora, ragazzi, oggi iniziamo il discorso. Professoressa, Giusto. Dimmi. lo sa che la Lombardia e la Sicilia sono in zona rossa? Finalmente abbiamo raggiunto l'unità d'Italia, ok? Abbiamo lo stesso destino. Finalmente la Lombardia e la Sicilia hanno una cosa uguale. Ma guarda che questa è una cosa, è un momento magico, perché ragazzi bisogna sempre vedere il lato positivo delle cose, non bisogna abbattersi in questo momento così difficile. Non ci possiamo abbattere, sempre a piangere addosso a noi stessi. Vediamo il lato positivo. Abbiamo qualcosa di simile con la Lombardia, che è una grande regione d'Italia, è il punto di riferimento per qualsiasi cosa. Allora io dico, qui Io il problema. non vedo l'ora di tornare normale, prof. Ma Caruso, tu normale non ci sei mai stato. Allora, ecco Pure io. pure tu. Allora, che cosa voglio dire io? Nel momento in cui chi ci governa non si rende conto che per governare ci deve dire delle cose chiare, perché se tu mi dici non potete uscire, non potete fare più niente, noi lo capiamo. Ma se tu mi dici potete uscire ma non vi potete fermare, vi potete bere il caffè ma non vi potete assittare. Noi diamo adito a grandi interpretazioni, siccome siamo i più grandi interpreti, come si può dire, di Trapani. Interpretazioni, interpretazioni. Interpreti, prof, era giusto. Interpreti, brava, non mi correggere di Trapani. Allora, nel momento in cui tu mi dici potete fare la cena con due parenti alla volta. Come li scelgo io quei parenti? Come li scelgo due alla volta in Sicilia? A Milano lo puoi fare perché c'hai solo due parenti. E non succede niente, manco ti ricordi come si chiamano quei parenti. Quindi manco li inviti, resti da solo. Ma a Palermo, in Sicilia, tu non puoi invitare due parenti alla volta. Perché tutti gli altri si offendono e per il siciliano è peggio il parente offeso del Covid. Comunque, ragazzi, scusate lo sfogo. Iniziamo il discorso di scienza che avevamo lasciato aperto. Professoressa, Giusy, dimmi. È dobbiamo finire il 45, sarà il 51. per 3 minuti in più.